La palestra della scuola media Enrico Cucchia di Cesinali, in provincia di Avellino, ha ospitato un clinic organizzato dalla commissione provinciale del CNA e dal referente per Avellino Giuseppe Frida. Relatore nella lezione sui principi, la metodologia e gli esercizi per la difesa, il coach avellinese Marco Ramondino, miglior tecnico dell'ultima Serie A2, affiancato da Alfredo Lamberti, che ha presentato l'argomento contropiede. Diverse tematiche affrontate con tanti coach provenienti dalla provincia e dalla regione. La formazione è assolutamente un momento fondamentale per noi allenatori e anzi è l'occasione per fare un po' di riflessioni, non solo per aggiungere ma semplicemente anche per riflettere sulle cose che uno propone in palestra e se possibile farsi un'idea di quello che fa qualche altro allenatore. Oggi il gioco va talmente veloce, ma non nel senso di velocità dell'azione, nel senso di evoluzione. Ogni stagione ci sono delle evoluzioni importanti ed è giusto guardarsi attorno, perché non migliorare, fermarsi vuol dire in qualche modo addirittura peggiorare. Cresce l'attesa per il prossimo campionato di Serie A. Ecco la previsione di Ramondino sulla nuova stagione. Ma secondo me sarà un campionato equilibrato. Ci sono due squadre, Pesaro e Pistoia, che partono, diciamo, consapevoli di dover lottare per evitare la retrocessione, e poi, a parte le big, c'è un blocco di tante squadre che lotta per entrare ai playoff. Quindi ci sarà un campionato secondo me molto equilibrato, dove però vedo la Scandona attrezzata per fare grandi cose. È chiaro che quello che è sulla carta poi va fatto funzionare attraverso il lavoro, attraverso la fiducia, attraverso la coesione dell'ambiente, però Avellino ha tutte le componenti per fare un grande risultato. C'è un roster di talento, un allenatore esperto e un pubblico super, ma non lo devo dire io, penso sia un dato di fatto. Il basket irpino è in costante crescita, ma lo sguardo di Ramondino è rivolto anche al miglioramento tecnico per gli atleti. Ma dobbiamo essere ancora di più, come devono essere di più i giocatori che produciamo, ma non solo ad Avellino in generale. Penso che, come dicevo l'altra volta, oramai la Scandone è quasi 20 anni che è nel basket professionistico, di A2 solo 3 anni e tanti anni in A1, è il momento in cui può essere veramente un punto di riferimento per il movimento ed essere un traino per la formazione di allenatori e giocatori. Ci sono le potenzialità per fare, le dimensioni della città non contano, questo è un posto dove c'è tradizione, quindi che vengano tanti altri allenatori e speriamo anche qualche giocatore. Quanto dovremo attendere per ritrovare Ramondino head coach? Ma non lo so, vediamo, adesso è molto presto ancora, tra virgolette mi tengo allenato con questi appuntamenti e vediamo se c'è qualche cosa di interessante, perché alla fine io ero a Casale Monferrato, che è un posto super per lavorare, però a compimento di un ciclo era il momento di cercare altro, qualcosa di diverso, e vediamo nelle prossime settimane che cosa succederà. Presente al clinic anche Alessandro Marzullo, che dopo l'avventura con Scafati in A2 abbraccia il progetto Salerno. È stato bravo Giuseppe Freda ad organizzare questo appuntamento, chiamando allenatori di livello come Marco Ramondino, che qui ad Avellino tutti conosciamo, Alfredo Lamberti, che è un ragazzo molto bravo, che è allenatore giovanili, che ha fatto responsabile del tecnico territoriale per la Campania, quindi un ragazzo di spessore molto preparato, quindi alla fine è stato bravo, ripeto, Giuseppe, a chiamare, convocare due relatori capaci, e la risposta degli allenatori c'è stata sicuramente. Credo che sia una squadra, non ho visto le partite, credo sia una squadra di grande talento sicuramente, non conosco tutti i giocatori, ho avuto modo di vedere solo un paio di allenamenti, ma credo che l'idea di base sia quella di aver costruito una squadra di atletismo, fondata sull'atletismo, sul talento e sugli italiani, quando arriveranno Filloi e Ndiaye dalla panchina, che possano costruire, diciamo, possano integrare questi i 5 giocatori, perché Ndiaye è il sesto straniero, che saranno sicuramente la base. Secondo me la differenza tra una stagione buona e una molto positiva la faranno, diciamo, l'impatto di gente come D'Ercole, come Campogrande, come Spizzichini, e lo stesso Campani, se supera
i problemi fisici che l'hanno penalizzato negli anni. Insomma, se c'è qualche italiano che riesce a fare un salto di qualità, sarà sicuramente tanto di guadagnato per la squadra, che affrontando due competizioni sarà costretta a giocare ogni tre giorni e quindi avrà bisogno necessariamente di una rotazione ampia. Marzullo ha allenato Stefano Spizzichini a Scafati. Il tecnico irpino sottolinea l'intensità che può garantire il lungo capitolino e rimarca il valore di Luca Campogrande. Spizzichini è un ragazzo molto serio, un lavoratore super, un giocatore che in Serie A2, comunque per lo più uscendo per la panchina, ha avuto una buona carriera e ha dimostrato grossa affidabilità. Adesso a livello superiore, visto soprattutto il problema, il livello atletico degli avversari, non sarà facile per lui, ma sicuramente sarà uno che darà tutto e che si farà trovare pronto quando avrà bisogno. Campogrande è un giocatore di talento, un giovane emergente del 96 se non sbaglio, viene dal primo anno in A2 dove ha veramente avuto minuti, ha giocato e ha dimostrato di essere uno dei migliori italiani. Probabilmente lui potrebbe essere quello che può dare la svolta dal punto di vista della rotazione ad Avellino, perché D'Ercole e Filò li conosciamo, sono due giocatori chiaramente già rodati a questo livello. Se lui anche riuscirà ad essere utile e a stare minuti in campo e ad avere un buon impatto, sarà secondo me lui che riuscirà a essere veramente il nono o il decimo giocatore che farà fare il salto di qualità alla squadra. Per il prossimo campionato, inevitabile, favori del pronostico per l'Olimpia. Milano penso che parta almeno una spanna avanti a tutti, poi credo che ci siano Venezia e Trento, perché fondamentalmente hanno mantenuto l'ossatura sia nello staff tecnico che nei giocatori abbastanza allargata rispetto alla stagione scorsa. Secondo me Avellino parte diciamo in seconda fila dietro queste tre, probabilmente ci sarà anche insieme all'altezza di Brescia come Sassari, poi sarà il campo, la chimica di squadra, la fortuna o la sfortuna nell'arco dei campionati che significano infortuni in più, non infortuni in meno, magari il sapere di superare il momento negativo che uno può attraversare facendo tante partite, sarà quello che determinerà dove arriverà la squadra. Io credo che sicuramente sarà una squadra che può ambire a fare i playoff anche conquistando una posizione nella griglia positiva, insomma non proprio l'ottavo posto ma magari nelle prime sei. Per la Campania, Avellino in A, Scafati in A2 e tante formazioni ambiziose in Serie B. La Serie B di quest'anno è un livello abbastanza alto, io sarò a Salerno come responsabile del settore giovanile per la Virtus Salerno, che è una squadra di Serie B, e una società abbastanza ambiziosa, hanno fatto una squadra per provare a fare un buon campionato. Insomma, non provo a vincerlo perché c'è Caserta, c'è Napoli, c'è Palestrina, c'è Reggio Calabria. Insomma, il girone in cui è capitata non è agevole, però chiaramente il livello della Serie B si sta alzando e Salerno fa piacere che sta provando a riportare la pallacanestro nella città ai fasti di un tempo, di quando Marco Ramondino insieme a Andrea Capobianco allenavano l'in Serie B2. Per quanto mi riguarda, mi è stato dato l'incarico di riorganizzare un po' questo settore giovanile, essendo una società al secondo anno di nascita, siamo diciamo, in una fase quasi embrionale, abbiamo un po' di difficoltà per gli spazi, non è fortunata come Avellino dove c'è un palazzetto gestito dalla società di vertice, lì c'è un palazzetto dove convivono tante squadre B, C, squadre femminili, quindi gli spazi non sono proprio eccezionali, bisogna un po' lottare per recuperare gli spazi per allenarsi e per giocare, ma voglio dire, a parte questo, spero diciamo, di un paio d'anni di creare un settore giovanile che possa essere un piccolo riferimento a livello campano, perché Salerno, ripeto, quando c'era Capobianco, quando c'era Ramondino, quando c'era Vincenzo Di Meglio, lo è stato all'epoca, e l'obiettivo della società è quello di provare al minimo a riavvicinarsi a quell'idea di basket che avevano all'epoca. Gran passato in campo, protagonista ora da tecnico. Pippo Frascolla ha presenziato al Clinic ritrovando Ramondino. È bello comunque rivederlo qua ad Avellino. Chiaramente spero che trova una strada ancora migliore di quello che ha fatto fino adesso, perciò siamo molto felici di averlo qua. Sono spunti positivi perché ci si confronta, ci sono tanti allenatori, chiaramente idee nuove, perciò sono sempre spunti molto positivi. Ecco il giudizio sulla nuova Scandone da parte dell'ex biancoverde. Sicuramente hanno fatto un'ottima squadra, americani di buon livello, qualcuno di primo livello,
un po' sugli, devo dire la verità, un po' sugli italiani c'è un punto interrogativo, anche se hanno contattato in tanti, però poi non sono voluti venire ad Avellino per tanti motivi. Chiaramente quando si gioca anche la Coppa o magari ti affacci che devi fare i playoff, avere la panchina lunga è molto importante, perciò io credo che alla fine l'obiettivo di Avellino è rimanere nell'alta classifica, magari è un sogno per noi che possa arrivare nelle prime quattro posizioni. Non mancano le pretendenti al campionato e alla Coppa Italia. Milano, Trento e Venezia, però ci sono anche tante squadre che sono rinforzate, Bologna, poi ci sono dei punti interrogativi ancora da scoprire perché c'è sempre la sorpresa. È un campionato secondo me che forse si è livellato in alto. Per la Sidigas può essere anche l'anno di crescita nelle competizioni europee, nella Champions. Ma chiaramente è cambiato molto il roster rispetto agli altri anni. Abbiamo giocatori molto atletici, la squadra è cambiata. Io credo che ci si può fare bene. Alla fine noi dobbiamo sempre pensare che Avellino è una piccola cittadina dove abbiamo il basket a questo livello e comunque quello che succederà va sempre ringraziato la proprietà, la società che ha messo a disposizione questo budget per far sì che Avellino rimanga a questo livello. Avellino, ma non solo, con l'obiettivo rinascita per diversi club dalla Serie B. Sì, speriamo che questo è importante perché avere movimento in Campania con tutte queste squadre è importantissimo. Chiaramente dispiace sempre per Caserta, adesso si sta di nuovo riaffacciando alla pallacanestro. Più squadre abbiamo, meglio è per tutto il movimento campano. Con Salvatore Miano, il punto sul precampionato biancoverde. Queste sono tutte partite che lasciano il tempo che trovano, sono dei buoni comunque test per la formazione avellinese, che ricordiamo è una formazione completamente nuova, conferma soltanto i due, diciamo, dodicesimi rispetto allo scorso anno, quindi è chiaro, sono test di caratura comunque internazionale. I presupposti sono tutti positivi. Avellino ha disputato 3 partite, 2 vittorie, la sconfitta soltanto in finale, ma ricordiamoci pure che Avellino ha giocato con 8 giocatori, quindi c'è tutta praticamente la giustificazione del caso. Una Scandone Avellino che comunque secondo me potrà recitare davvero un ruolo di protagonista nel prossimo campionato. Campionato, Coppa Italia e Champions, un roster completo per affrontare tutte le competizioni. Io credo che la Scandone di quest'anno sia la Scandone più forte che abbiamo mai vista. Sulla carta è una formazione che non ha nulla da invidiare ad altre formazioni, forse soltanto dopo Venezia e Milano, ma io ti ripeto, ormai sono più di 30 anni che vedo pallacanestro, una formazione così non l'ho mai vista. Le aspettative ci sono tutte, speriamo che il lavoro di coach Vucinic e soprattutto il rientro in squadra di Figlioli e Ndiaye possa cementare ancora di più questo gruppo e portarci a raggiungere obiettivi sperati.